no. Giulia, non una volta mi ha scopato Justin Bieber. Ma senta, a questo non possiamo credere. Sono stato al concerto. Sì? Sì, ma aspetti un attimo, che la dobbiamo introdurre. Mi ho messo le mani addosso. Sì, ma anch'io gliele metterei addosso, ma in un altro senso, Giulia. Allora, attenzione. Tra l'altro, stavo leggendo una notizia molto interessante dove il titolo è: le voci femminili danneggiano il cervello dell'uomo. In realtà, mia moglie invece mi danneggia i coglioni. Però sono due cose completamente diverse. Ma perché diverse. Nel tuo caso coincidono? No, prima abbiamo sentito un messaggio che veramente ha lasciato così, proprio a me ha creato il sangue freddo proprio, un messaggio che insomma molto profondo, no. Vorremmo andare un attimino più a fondo sulla cosa, magari contattiamo l'ascoltatore, ne parliamo dopo. Però ha aperto una ferita nelle nostre coscienze, perché oltre all'ascoltatore ci sono tante altre persone che sono state vessate, soprattutto da uomini di colore, tra questi Bill Cosby. Glielo fa dire da una persona di colore, Bill Cosby, un attore famoso del panorama americano, che ha approfittato di Giulia Uomo Scopato, che è con noi in collegamento con la voce. Giulia Uomo Scopato è un nome ovviamente di fantasia, anche se sembra un nome normalissimo. Io mi chiamo Giulia Uomo Scopato, ma in realtà non mi chiamo così. Sì, come si chiama? Appunto, perché se non mi vengono a scopare di nuovo, subisco delle minacce, perché sono stata violentata da Bill Cosby. Bill Cosby. Io, se posso raccontare un po' quello che mi è successo nel passato, volevo in modo che le giovani ragazze non incontrano più questi problemi con i negri, di tutte le etnie. Con l'attore negro. Sì, vabbè, adesso. Ricordiamo che gli attori negri sono pericolosi. Non tutti, nel caso di Bill Cosby. Cosby. Io mi ricordo che un anno, no? Sì. Sono andato all'Apple Store. Ah, bene. Sto perché volevo comprare l'iPhone. iPhone? Quando sono entrata subito mi sono sentita un po' strana, no? Come mai? Perché uno mi ha ficcato un. Come? C'è il cane Luciano che ride. Come sono entrata dalla porta, visto che uno subito da dietro mi ha ficcato la siringa nel collo, no? Appena entrata all'Apple Store. Ma pensa all'Apple Store come ti accolgono. Sedi per mettere tutta la tecnologia, per metterti a tuo agio, no? No. No, mentre perdevo i sensi, che al contrario, come quando fai la break dance, no? Sì. Mentre cadevo con la pupilla dell'occhio di destra, quello che è rimasto sano. Sì, dalle cacciavitate. Ho visto come una figura. Una mela. Un negro. No, senta, scusa, ci giri intorno. Ha detto, ma quella mi sembra, a me mi sembra Bill Cosby. Allora ci ho detto a Luciano, il cane, no? Lei parla col cane Luciano? Sì, il mio cane è intelligentissimo. Allora Luciano, schiacciami la Q, copia e incolla la mail. Ma come fa il cane? Non ha le dita. Il mio cane ce l'ho e poi lui ce l'ho ponito. Ah, perché l'ha preso a cerno. L'ho preso a cerno. Mentre cadevo all'indietro, ho detto, Luciano, ma te sembra Bill Cosby? Lui mi ha fatto bof. Allora io ho mezzo indondito e ho detto, no, io sono sicuro, questo è Bill Cosby. Cosby, me ne sono resa conto quando si è cominciato a spogliare davanti a tutti. Ma dentro l'Apple Store, scusi. Perché Bill Cosby dovrebbe spogliarsi dentro un Apple Store? Ho visto tutti i commessi di Apple, con tutti i cazzi di fuori. Sì, con la palla morsicata, però. Si vede che sto vivendo in un sogno. Vi prego, svegliatemi, fate qualcosa. Allora, giustamente, uno per svegliarmi mi ha spaccato in faccia un 19 pollici. E da lì? È tutta coperta di sangue, ha cominciato a abusare di me sul mio corpo. Dentro un Apple Store. Ma ha fatto il movimento a trivella. Com'è il movimento a trivella? Praticamente ero sdraiato tutta pancia sotto, con uno che mi teneva i capelli, l'altro che mi tirava per i piedi, e c'era il cosmo su di me che trivellava tutto. Sembrava un delfino. Sai quando peschi delfini in bocca? Giulia. È stato orribile, provo ancora tantissimo dolore quando mi siedo. Va bene. Giulia, torneremo a collegarci con lei e a ripercorrere le sue Luciano, pietose Luciano, passami un pazzo la tua. Arrivederci Luciano, arrivederci Giulia. Non pianga. Giulia Uomo Scopato, un'altra terribile testimonianza di questi terribili, terribilissimi, bruttissimi uomini di colore. Ma non c'entra niente. Il fatto che sia di colore non incide sulla gravità della cosa. Il sesso negro è cosa brutta, signore. Beh, cioè,
Once You Go Black. Vabbè, occupiamoci di noi adesso e di chi sarà il prossimo conduttore dello Zodi 105. Allora, attenzione amici, perché abbiamo quest'uomo che ormai è diventato l'ufficiale, cioè proprio ufficialmente il nuovo conduttore dello Zodi 105. Lui è Francesco Pezzella. Ormai ci sentiamo anche in privato, certo, gli sto dando delle dritte e tutto. Adesso il compito più importante è quello di promuovere il film dello Zoo, certo, quindi certo, on air. Oggi Pezzella farà un lavoro, ma altro che la Medusa Distribuzione, Tau 2, ma guarda, sentite qua come si promuovono i film, prego.